Ciao a tutti! No, io. Buongiorno a tutti, noi siamo qua! Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare, dove condivido semplici idee per semplificare, organizzare e vivere semplicemente. Oggi sono qui con la mia mamma e con Sole. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oggi abbiamo pensato di condividere una ricetta della nostra tradizione familiare, in realtà della sua tradizione familiare. Sì, antichissima. Antichissima. Io non ne avevo mai sentito parlare, quando me ne ha parlato ho detto, perché non me ne hai mai fatta? Ma non lo so, non c'era l'occasione. Quindi sorpresa anche per me. Oggi faremo un risotto di sedano. Bianco. Sedano bianco. Bisogna utilizzare il sedano bianco. Un gusto meno forte. Meno forte, più delicato. Ah, ok. Allora io inizio a tagliare il sedano. Io voglio tagliare anch'io. Ok, come lo devo tagliare? A tocchetti. A tocchetti. Tipo rondelle o più piccolo? Anche un po' più grosso. Tanto dopo si scioglie, Valentina. Ok. Anch'io. Allora, cosa possiamo far fare a Sole? Ci canti una canzone? Grazie. Sole, però non riesco a tagliare così. Perché sennò non riesco a tagliare e mi taglio anche le dita. Le mani dove devono andare mentre la mamma taglia? Sopra. Eccoli. Quanto ne devo tagliare, mamma? E taglia. È l'ingrediente principale. Dopo del riso, ovviamente. Abbiamo tagliato la cipolla, tagliato il sedano grossolanamente, la cipolla un po' più fine e adesso stiamo facendo il soffritto di cipolla, quindi con cipolla e olio. Aggiunto il sedano tagliato grossolanamente. Allora io intanto ci metto l'acqua perché vado più comoda con la kettle. Ok. Abbiamo messo il sedano a cuocere, avevamo aggiunto sale e pepe al sedano, una volta che si è ammorbidito abbiamo aggiunto il riso. Col riso cosa abbiamo fatto? L'abbiamo lasciato sostare un attimo. Esatto. E quindi abbiamo aggiunto vino bianco, come in tutti i risotti. L'abbiamo lasciato sfumare. Ok. E dopo abbiamo cominciato con il brodo. Il brodo mia mamma si trova più comoda, preferisce con appunto acqua della kettle e brodo granulare in polvere. Che lo usi? Il più biologico. Mettiamo, forse troppo, ma
A me il burro piace. È burro buono. E adesso mi serve anche il grana grattugiato. Il grana grattugiato, eccolo. E l'ultima parte serve proprio per la mantecatura. Io la faccio a fuoco spento, con molta delicatezza. Poi mi prendo un canovaccio pulito. Dove? Nel cassetto di strofinaccio, il secondo cassetto. Adesso, un minuto fermo lì. Questa è la nostra ricetta, adesso noi filiamo a mangiarlo perché è buono caldo. Quindi noi vi ringraziamo per aver visto questo video, non dimenticatevi di lasciare. Sono curiosa di sapere se poi gli piacerà. Assolutamente, quindi fateci sapere nei commenti se lo provate e se vi piace. Non dimenticatevi di... Devi farlo ancora. Dovete farlo ancora, anch'io devo farlo ancora, ok? Anche tu devi farlo ancora, ok? Non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie mamma. Grazie Vale. Ciao. È buona?